invece cambiamo completamente argomento. Prima hai detto che è la vita che ti ispira la poesia, ma ti chiedo anche in vista della lettura del titolo della prossima poesia, che è un'altra delle mie preferite, lo posso dire. Secondo te la poesia ha anche una funzione catartica, taumaturgica, può alleviare i dolori, è un modo anche per sfogarsi, perché la poesia a cui mi riferisco si intitola Da grembo a grembo e ci soffermeremo qualche secondo in più. Assolutamente sì, qua andiamo su un momento un po' particolare della mia vita, e questo momento onestamente questi versi io non li avevo mai recitati in pubblico, però sento, proprio per il fatto che ritengo che la poesia sia piena libertà e verità, non doverli tenere quasi come un dono esclusivo, perché la poesia questo non lo vuole, e in particolare credo che proprio da grembo a grembo. Ecco com'è che Dio gli angeli genera. Da grembo a grembo sceglie i più bei fiori e li trapianta con mano assai tenera, formando schiere di mille colori. Ecco com'è che la pietra scartata, in quanto lungi dall'amor dell'uomo, in Cristo Dio verrà ritrasformata in pietra angolare del suo Duomo. Vita è già vita dal primo bagliore, dall'attimo in cui c'è il concepimento. Non c'è bisogno di sentire il cuore, l'anima nasce e vive in un momento. Nasce una bimba, nasce nel tuo cuore e lì vivrà per sempre se la ami. Ciò che è frutto d'amore no, non muore, e ti risponde, basta che la chiami. E viva, perché vive nella vita, rimpiangi che non l'hai mai conosciuta. Rimane nel tuo cuore una ferita, perché privare anche chi non rifiuta? Solo comprendo, insieme al mio dolore, che Dio non toglie in quanto nulla abbiamo. Le sconfinate leggi dell'amore sono quei misteri che non comprendiamo. Piccola Maria Assunta, t'ho chiamata perché dal grembo della tua mammina al grembo di Maria su sei volata, ed ora vivi accanto alla regina. Rimane in me il ricordo del tuo viso spento, come il tuo corpo non si muove nel giorno in cui si spense il mio sorriso, 13 agosto del 99. Credo che non ci sia nient'altro da aggiungere, l'applauso parla da sé, era un applauso composto ed emozionato. Grazie Rino per le emozioni che ci regali, anche questa è genialità ed è follia, a senso tuo è follia.